Ciao a tutti! Oggi parliamo di quattro elementi fondamentali che definiscono una relazione tossica. Molto spesso quando si sta vivendo questo tipo di relazione si pensa che le cose in realtà siano normali. È difficile riuscire a essere consapevoli che una relazione non è una relazione che ci sta portando bene, ma ci sta portando del male. Anche se in realtà da fuori, dall'esterno, sono sempre tutti un po' pronti a capire quando una relazione funziona e quando una relazione non funziona. Quindi, proprio perché percepiamo alcuni elementi della relazione normali, è difficile riuscire a capire uno che la relazione è tossica e due che la relazione è da interrompere o da rendere più consapevole. E quindi per non cadere con il partner, in questo caso in una relazione tossica, è giusto ed importante riuscire a capire questi quattro fondamenti per una relazione sana. Quando una relazione è sana, non c'è perdita di autonomia all'interno di una coppia. Che cosa significa? Che quando una relazione è sana, ciascuno dei partner mantiene la propria indipendenza. Si è due individui all'interno di una coppia e quindi si decide di condividere da due realtà individuali diverse. Quando una coppia diventa troppo chiusa su se stessa, quindi c'è anche un distaccamento dalla rete sociale e si perde sempre più velocemente e sempre più costantemente l'autonomia rispetto all'altra persona, significa che si diventa anche più vulnerabili all'interno della coppia perché non si ha la rete sociale di supporto. Quindi rimanere con la propria indipendenza, rimanere con la propria individualità e ad esempio rimanere con i propri interessi quando si inizia una relazione è un buon modo per non far diventare questa relazione tossica. Che cosa significa? Significa che quando ci si mette con qualcuno è importante fare dei compromessi all'inizio e a volte durante l'innamoramento qualche compromesso è anche piacevole. Ma se avete degli interessi, continuate a sviluppare i vostri interessi, cercate di mantenere la vostra autonomia e cercate di mantenere la vostra indipendenza psicologica, lavorativa ed economica. Il secondo aspetto di una relazione sana ha a che fare con la simmetria. Le relazioni tossiche infatti sono soggette a quella che si chiama squilibrio o asimmetria. Una situazione asimmetrica è quando una persona si pone al di sopra dell'altra. Ciò significa che c'è una versione dominante, qualcuno che è dominante e qualcuno che è succube. Questa particolare condizione impedisce lo sviluppo personale e favorisce invece la situazione di dipendenza, di manipolazione e di maltrattamento. Anche però una persona che continua ad esempio a chiedere il benestare dell'altro e quindi ha bisogno continuo di conferme si pone a sua volta in una condizione di sottomissione. Non è sempre detto che qualcuno si ponga sopra, c'è anche la probabilità che qualcuno possa porsi al di sotto. Ricordatevi sempre che nelle situazioni sane si ha a che fare con una condizione, ripeto, di simmetria. Marito e moglie dovrebbero essere due buoni amici. Quando questo non accade, inizia la sfiducia, inizia la gelosia, iniziano i maltrattamenti e c'è il rischio che questi atteggiamenti vengano considerati addirittura normali. Il terzo elemento che ci aiuta a distinguere una relazione sana da una relazione tossica ha a che fare con svariati tentativi di recupero dell'indipendenza. Significa che non sempre le relazioni quando sono tossiche vanno concluse. A volte prendere consapevolezza del fatto che queste relazioni non siano relazioni sane ci dà la possibilità di recuperare e quindi di recuperare anche una certa serenità all'interno della relazione col partner. Solitamente per farlo però bisogna riuscire a sviluppare un percorso di consapevolezza. È sempre possibile acquisire consapevolezza, nonostante i problemi, nonostante i conflitti e nonostante le paure. Questo però induce le persone a doversi mettere in gioco e spesso quando ci si trova davanti a queste relazioni tossiche è difficile riuscire a mettersi in gioco perché si va sulla difensiva, un po' come se la relazione tossica fosse diventata la normalità e qualcosa di diverso fosse il nemico.
Che cosa possiamo fare per riuscire a metterci in gioco? Un buon modo per recuperare l'indipendenza è quello di sviluppare rete sociale. È importante fare nuove amicizie, è importante che i partner cerchino nuovi amici o amiche, ovviamente nel limite del rispetto della coppia, e promuovano la propria identità e la propria persona nel confronto con l'altro. Questo potrebbe portare giovamento alla coppia e giovamento anche al miglioramento di questa relazione tossica. Quarto punto, ma non meno importante, ha a che fare con la paura della solitudine. Nelle relazioni tossiche, la paura di rimanere da soli spesso viene ancorata ad un aspetto abbandonico, che molto probabilmente deriva da un senso di vuoto familiare o da un senso di vuoto esperienziale relativo a delle relazioni precedenti. Se nella relazione compare uno di questi quattro elementi, significa che la relazione è una relazione pericolosa. È a rischio. È importante in questo caso comunicare, scegliendo le parole adatte, il tono adatto e i modi adatti. Non è sempre facile, anzi, molto spesso include tempistiche che non fanno altro che allungare l'agonia. Quindi se rivedete questi elementi, questi atteggiamenti, questi comportamenti nella vostra relazione, è il caso di chiedere aiuto. Spero che questo video possa esservi stato utile. Noi ci vediamo al prossimo video. Hashtag Segui la Papa, vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Emanuela Papa. Vi saluto, a presto e un bacione a tutti.